Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere 3 wall breach glitch su Rainbow Six Siege. Prima di cominciare vi invito a non abusare troppo di questi wall breach glitch in partite libere e soprattutto classificate, in quanto gli altri giocatori potrebbero segnalarvi e se riceverete tante segnalazioni potreste rischiare di essere bannati dalla Ubisoft. Oltre a questo ringrazio Davro per avermi aiutato in questi 3 wall breach glitch. Se volete passate nel suo canale, link nella descrizione sotto questo video. Tutti e 3 i wall breach glitch che vi mostrerò in questo video sono nella mappa Chalet. Il primo wall breach glitch si trova nel bar. Dovete piazzare uno scudo mobile dove state vedendo nel video, dopodiché il vostro amico dovrà correre verso lo scudo mobile come state vedendo nel video. Poi dovete avvicinarvi in questo punto preciso dello scudo mobile, dovete mirare leggermente verso sinistra e dovete premere X per scavalcare. Quando scavalcherete lo scudo mobile, se tutto uscirà correttamente, grazie alla spinta del vostro amico, l'operatore o comunque sia il personaggio si buggerà qua dentro all'interno del wall breach glitch. Quando qua dentro avrete il pieno controllo del bar, ma non solo. Infatti se vi girate da questa parte dove c'è il camino potete mirare questa barricata e potrete mirare tutte le varie barricate da dove possono entrare i nemici. Questo wall breach glitch è molto utile soprattutto se difenderete nel bar. Se difenderete nel bar nella mappa Chalet e sarete all'interno del wall breach glitch, vincerete sicuramente il round. Passando al secondo wall breach glitch, il secondo wall breach glitch si trova in questa stanza. Dovete piazzare uno scudo mobile dove state vedendo nel video, dopodiché il vostro amico dovrà correre verso lo scudo mobile come state vedendo nel video. Voi dovete distruggere questa barricata, dopodiché dovrete posizionarvi con il personaggio in questo preciso punto, poi dovete mirare verso lo scudo mobile leggermente verso sinistra e dovete premere X per scavalcare. Quando scavalcherete lo scudo mobile, se tutto uscirà correttamente, grazie alla spinta del vostro amico, l'operatore o comunque sia il personaggio si buggerà qua dentro all'interno del wall breach glitch. Stando qua all'interno del wall breach glitch, purtroppo sarete individuati agli altri giocatori. Gli altri giocatori sapranno dove vi trovate, però sarete immortali in quanto se gli altri giocatori spareranno, i loro proiettili, i colpi, finiranno contro le pareti del muro. Mentre se sparate voi che sarete all'interno del wall breach glitch, potete uccidere i giocatori della squadra avversaria in quanto i colpi sorpasseranno le pareti del wall breach glitch. Passando al terzo ed ultimo wall breach glitch di questo video, questo wall breach glitch si trova in questa zona. Dovete piazzare uno scudo mobile dove state vedendo nel video, dopodiché il vostro amico dovrà correre verso lo scudo mobile come state vedendo nel video. Poi dovete avvicinarvi in questo punto preciso dello scudo mobile, dovete mirare leggermente verso sinistra e dovete premere X per scavalcare. Quando scavalcherete lo scudo mobile, se tutto uscirà correttamente, grazie alla spinta del vostro amico, l'operatore o comunque sia il personaggio si buggerà qua dentro all'interno del wall breach glitch. All'interno di questo wall breach glitch state attenti perché se vi muoverete troppo vi farà cadere nel vuoto. Anche questo wall breach glitch è davvero molto utile in quanto potete tenere sotto controllo varie stanze di questa mappa e le barricate principali da dove possono entrare i nemici. Anche in questo wall breach glitch sarete completamente immortali,
come nei due Wallbridge glitch che vi ho mostrato poco fa in questo video. E niente ragazzi, questi sono i tre Wallbridge glitch. Prima di concludere il video, vi invito a non abusare troppo di questi Wallbridge glitch in partite libere e soprattutto classificate, perché gli altri giocatori potrebbero segnalarvi e se riceverete troppe segnalazioni rischierete di essere bannati dalla Ubisoft. Ringrazio Davro per avermi aiutato in questi tre Wallbridge glitch. Lascerò il link del suo canale nella descrizione sotto questo video, se volete dateci un'occhiata. Perciò niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orcover tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!